Bene, bene, che dire? Che dire? Un applauso a Candreva. Un applauso a Candreva perché dal punto di vista balistico, cioè, come dire, dal punto di vista tecnico, solo applausi. Però, porco Giuda, in 2 mesi e mezzo, 2 Roma-Salernitana, 3 gol, uno più bello di un altro. Lo ricordiamo quello al volo. Nelle ultimissime giornate di campionato, non ricordo se fosse la penultima, l'ultima e quant'altro, beh, poco importa. Quel gol al volo su assist, insomma. Questa sera, il primo gol che fa, vabbè, puoi anche dire, per uno come lui, che balisticamente parlando, insomma, è tanta roba, è anche abbastanza semplice. Ma il secondo gol, cioè tu su 2 tiri fai 2 gol, uno più bello di un altro. Stop a seguire, di sinistro, si accomoda la palla senza doverla toccare ancora, bordata all'incrocio di sinistro, stop di destro, scusate, e bordata all'incrocio di sinistro a giro. Per carità, ripeto, bravissimo lui, ma un nervoso. In ogni partita della Roma deve succedere un qualcosa che verrà ricordato perché o è il primo gol di qualcuno o situazioni eclatanti che accadono solamente a noi. E non è per fare il vittimista, cioè anche da esterni penso che possiate accorgervi di quello che accade nelle partite della Roma, ora per colpa nostra, ora per un gol di un altro, ora per varie situazioni e quant'altro. Non c'è una partita lineare. Intanto, buona serata a tutti, iscrivetevi, campanella mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti su questa prima giornata di campionato Roma-Salernitana. Che dire? Tolto il discorso Candreva, che non ne voglio parlare ancora, altrimenti mi va il sangue al cervello, perché comunque non è ok, sta facendo una grandissima partita, più di un'occasione, e comunque segni 2 gol. Cioè, 2 palloni toccati di fatto, no? In attacco, 2 tiri. 2 gol, 2 Eurogol quasi. Ovviamente molto più il secondo che il primo. Poi il romanista che cosa fa? Il romanista pensa, ex laziale, quant'altro, piripì, piripà, le pippe mentali, una maledizione, no? E quindi ricominciamo ad innervosirci, ricominciamo insomma a farci il sangue amaro sin dall'inizio. Nel complesso, che partita è stata? Vabbè, comunque se non si fosse capito e per chi non l'ha vista è finita 2-2 la partita, quindi gli aspetti positivi alla fine. Evitiamo la sconfitta grazie all'MVP di questa serata e già fa meglio di tutto il campionato scorso, ma ampiamente, largamente, sia proprio a livello di finalizzazione, di gol, ne fa 2, anzi ne aveva fatti 3, ora ci arriviamo sull'annullamento del primo, ma ne aveva fatti 3 su 3 occasioni praticamente. Il Gallo Belotti questa sera, insomma, canta alla grande, meno male. Oh. Non è che adesso ci mettiamo in mente, ok, l'attaccante non serve più perché Belotti si è sbloccato. Innanzitutto è la prima partita e il mio augurio è speriamo che duri. Ma l'attaccante doveva essere preso già da tempo. Questa è un'altra cosa a livello di mercato. A fine mercato, insomma, farò un resoconto, insomma, una mia opinione su tutto quello che è successo in quest'estate. Non ho voluto guardare più di tanto le notizie perché sennò mi ribolliva il sangue, no? Tanta attesa, cose, voce, quello e quell'altro. Quindi magari se ci scappa il video più in là, insomma, saprete la mia sul mercato della Roma. Però grandissimo Belotti, grande gol, il primo, quello regolare, che comunque sì, ok, anche lì la difesa della Salernitana un po' rivedibile, però un bel Belotti grintoso, come deve essere un attaccante, anche magari tra virgolette sporco in alcune situazioni. Tiro, cioè non badando insomma tanto ai fronzoli, di potenza sotto le gambe e 1-0. In precedenza, cosa era successo? Un gol ancora più bello era arrivato. Si era sbloccato il Gallo dopo pochissimi minuti e lì tutti abbiamo esultato alla grande. Per noi in primis perché eravamo partiti bene, anzi siamo partiti bene. Poi per il Gallo che ovviamente già con quel gol aveva fatto meglio di tutta la stagione precedente. Un gran gol, peccato poi annullato per che cosa? Per la punta del piede, sì, ok, il fuorigioco. Si parla di questo fatto del fuorigioco che vorrebbero cambiare la regola, no? Ci dovrà essere magari
una certa distanza, insomma, o luce, come era prima, come era anni fa, fra il giocatore, fra il difensore e l'attaccante, insomma, bla bla bla, tanti discorsi, però la regola è questa. Attualmente una punta è fuori gioco. Se fosse successo al contrario, oggettivamente cosa avremmo detto? È fuori gioco, anche se di poco, rosicheranno, ma è fuori gioco. E adesso rosichiamo noi con quel gol che ci hanno annullato, però ci sta, purtroppo ci sta. Quindi poi arriva il vantaggio dopo un quarto d'ora circa, poco più, di Belotti. Poi la cosa che rimprovera la Roma, perché cioè, non pretendevo chissà cosa in questa partita. Non pretendevo chissà cosa perché la prima partita, comunque, giornata calda a Roma, la preparazione, insomma, cioè, siamo al primo match, la condizione fisica non può essere esaltante e quant'altro. Però quello che potrebbe fare di più la Roma è quando passi in vantaggio, cioè lì avevamo il match in controllo. Quando passi in vantaggio, devi secondo me sempre fare di più, devi spingere sull'acceleratore per cercare, tra virgolette, di ammazzare la partita, fare il secondo, il terzo gol. Poteva farlo secondo me la Roma, sulle ali dell'entusiasmo, tra virgolette anche. Cosa succede? Abbiamo un'occasione, un tiro, poi rimpallo nell'area piccola, Mancini di ginocchio la manda alta. E lì cosa succede? Il classico, meglio, la classica inculata, gol mangiato, gol subito. La legge non scritta per eccellenza del calcio, insomma. Gol subito da Candreva, insomma, gran gol, anche lì poi Smalling cerca di scappare indietro, ma Candreva, insomma, è anche rapido, con i piedi si sposta sul destro. Bordata sotto l'incrocio, è quasi un gol facile, tra virgolette, quindi 1-1. Peccato perché era in controllo. Si va, insomma, e quindi lì mi mangio le mani per Mancini, che è ok, che è un difensore, ma riuscire a buttarla dentro anche di ginocchio, magari da 20 centimetri, non sarebbe male, però vabbè, un mezzo rimpallo, cioè non è un tiro magari di piatto e la palla decolla. Un mezzo rimpallo, sì, doveva fare di più, però doveva buttarla dentro, e vabbè. Però nel complesso, ripeto, anche lo scorso anno la Roma si incartava in certe situazioni, magari passava in vantaggio, smetteva di giocare, poi veniva recuperata, veniva rimontata e ricominciava a giocare e più di una volta cosa dicevamo? Cavolo, se l'avesse fatto prima, se avesse continuato a giocare, e non va bene questo, cavolo, bisogna avere la cattiveria di cercare di ammazzare la partita subito. Oh. Pure l'Inter, ieri per carità, passa in vantaggio subito, poi per il secondo gol, ma arriva poi il secondo gol, cioè intanto non ne subiscono di gol, arriverà attorno all'80esimo e vabbè. Insomma, questo è l'aspetto che non riesco a digerire. Per il resto, cioè, non mi sento di dire, di dare delle colpe o delle cose. Semplicemente poi Candreva si inventa all'inizio del secondo tempo quel gol, stop di destro, tiro all'incrocio di sinistro. Lì veramente ho buttato all'aria tutto, ho detto non è possibile, non è possibile, in 2 mesi e mezzo, come ho detto all'inizio, 3 Eurogol praticamente. E dai, tutto a noi. Quindi l'episodio del fuorigioco praticamente millimetrico, gol mangiato, gol subito, la doppietta di Candreva in questo modo. Poi nel secondo tempo, vabbè, qualche occasione ce l'abbiamo, ma si potrebbe fare sempre di più, secondo me, ripeto. L'incrocio dei pali di Al-Shaarawy, altro episodio, e vabbè, ricominciamo, no? Quindi con i legni, la conta dei legni, cominciamo ad aggiornare proprio conta dei legni 2023-2024, tanto almeno una partita lo prenderemo. Poi cosa succede? Calcio d'angolo, pareggio, pareggio di Belotti, ancora stacco imperioso di testa. Ecco, un'altra cosa positiva, se si potesse continuare, no, su questo trend dei gol da palla inattiva da calcio d'angolo, non sarebbe male. Certo, l'anno scorso in attacco eravamo esclusivamente quelli e non va assolutamente bene. Ora, se riuscissimo a fare anche altro, insomma, come il primo gol di Belotti, il gol che è stato annullato, no, sul lancio, ora non ricordo di chi, però, insomma, non sarebbe male. Quindi però, anche lì, difesa della Salernitana, un po' rivedibile su quel calcio d'angolo, battuto se non erro da Paredes, che era entrato da poco, quindi io lo vado a vedere, dovrebbe esserci scritto l'assist, se non vado errato. Andiamo a controllare subito. No, Llorente, cross di Llorente, a quanto pare. Dio, mi sembra. Vabbè,
Insomma, fatto sta, un cross buono, altri cross durante la partita invece non sono stati poi così buoni. Christensen lì a destra, i piedi non è che siano poi così eccezionali. Karsdorp entra, vabbè, pure lui, niente di che, con i piedi. Quindi, abbiamo detto, l'incrocio dei pali di El-Shaarawy, poi il gol di Belotti, quindi contentissimo, doppietta per lui, ma ripeto, tre tiri praticamente, tre gol. Quindi, cosa gli vuoi dire? MVP della giornata, della serata romanista. E veramente, se fosse arrivata la vittoria, magari con un altro gol di Belotti o con quel gol iniziale, o a questo punto ancora meglio, con una tripletta finale proprio all'ultimo secondo di Belotti, sarebbe venuto giù lo stadio. Cioè, penso anche alla prima partita, ok, sarà anche esagerato, ma l'avremmo portato in trionfo perché, insomma, già così è un riscatto veramente grande per lui e spero, ripeto, il mio augurio è che possa continuare per tutta la stagione così, però l'attaccante tocca prenderlo, anzi doveva essere già preso. Per il resto, ripeto, gli aspetti positivi, Belotti e il fatto che non abbiamo perso quantomeno. Perdiamo, cominciamo a perdere dei punti, una partita, come al solito ormai ci dovrei essere abituato, non lineare da parte della Roma, ma anzi, matta sotto più punti di vista. Quindi si inizia a scapocciare, a sbroccare già dall'inizio. Speriamo bene per il proseguio del mercato, per questi ultimi giorni di mercato. Per il resto, che dire? Una prima partita un po' rocambolesca. Insomma, le mie emozioni credo di averle esternate. Ditemi le vostre, se siete romanisti, se siete tifosi esterni. Iscrivetevi, campanella mi piace. Forza Roma sempre. È ricominciato il campionato con un pareggio. Poteva andare meglio, però. Grande Gallo, quantomeno.